Allora, come stavo dicendo, diciamo in fase di apertura, questo terzo modulo che affronteremo oggi, forse il più, non il più importante, diciamo quello che rileva maggiormente da un punto di vista tecnico e processuale, perché andremo ad analizzare poi alcuni istituti chiave che in realtà sono fondamentali poi nell'attivazione del processo tributario. Dicevamo già dal primo modulo, abbiamo detto che in realtà il processo tributario non a caso è un processo ad impulso di parte, in considerazione del fatto che è un giudizio che si innesta nel momento in cui, diciamo, c'è un soggetto che ha interesse ad agire. Abbiamo detto un soggetto che ha interesse a formalizzare quella che tecnicamente viene chiamata domanda giudiziale, ritenendo che sia stato leso un diritto di cui lo stesso è portatore a seguito della notifica di un atto impositivo. Io parlerò in generale di atto impositivo in senso lato, però quando noi parliamo di atto impositivo dobbiamo intendere qualsiasi atto, comunque uno degli atti, diciamo, impugnabili ex articolo 19 del 546, ma non solo tra quelli elencati nell'articolo 19 del 546. In realtà mi riferisco, diciamo, al ricorso, quindi l'atto con il quale inizio il processo tributario, con il quale, diciamo, il contribuente ricorrente attiva il processo tributario, si chiama ricorso, viene denominato ricorso, e altro non è che un atto processuale con il quale appunto il contribuente ricorrente, comunque la parte che intende adire la commissione tributaria territorialmente non competente, decide di formalizzare la domanda giudiziale presso la commissione tributaria territorialmente che ne è competente. Diciamo che la normativa di riferimento la troviamo nell'articolo 18 del decreto legislativo 546 del 92. Vedete che è la prima slide che vedete in sovraimpressione. Io ho riportato soltanto il primo comma dell'articolo 18 perché è abbastanza lungo. Il primo comma dispone proprio espressamente il processo introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. Quindi si evince già dal primo comma dell'articolo 18 del 546 del 92, che contiene, ripeto, tutta la disciplina che riguarda, come vedremo, la predisposizione del ricorso introduttivo, che è il processo che nel tributario lo si introduce attraverso questo atto processuale mediante il quale il ricorrente formalizza questa domanda giudiziale, quindi chiede al giudice l'accoglimento di quelle che sono le ragioni che lui poi andrà a inserire nel proprio atto, nell'atto introduttivo. Ora, diciamo che nel momento in cui vedete da un punto di vista formale, ovviamente ci si chiede subito quali sono gli aspetti che bisogna prendere in considerazione nel momento in cui si decide di impugnare un atto impositivo, sia esso avviso di accertamento piuttosto che cartella di pagamento o anche ingiunzione fiscale, sollecito di pagamento. Uno degli atti indicati nell'articolo 19 del 546 del 92. Intanto vedete, come dicevo prima, il ricorso è un atto processuale con il quale la parte introduce, attiva, implementa il processo tributario davanti alle commissioni tributarie. Contiene sempre quella che viene chiamata domanda giudiziale, che viene proposta al giudice tributario adito. In realtà deve contenere poi, come vedremo tra un po', tutta una serie di elementi formali previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del 546 del 92, previsti dal legislatore a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Però prima di passare ad analizzare, diciamo, proprio il contenuto dei commi, quindi la normativa contenuta nell'articolo 18 del 546, nel momento in cui, diciamo, noi dobbiamo impugnare un atto impositivo, quindi davanti alla commissione tributaria territorialmente che ne è competente, diciamo, qual è il modus operandi attraverso il quale, diciamo, si deve arrivare a quella predisposizione formale dell'atto? Allora, nel momento in cui, diciamo, noi dobbiamo impugnare un avviso di accertamento piuttosto che una cartella che ne è esattoriale, piuttosto che un atto che magari già diciamo, riferito alla procedura di riscossione, quale può essere un pignoramento presso terzi, eccetera. Diciamo che almeno io nel mio modus operandi divido diciamo, l'analisi e quindi diciamo, predispongo il ricorso passando da tre step fondamentali che io ritengo appunto fondamentali per poter poi arrivare alla predisposizione del ricorso. Allora, intanto è importante in via preliminare vedere e verificare sempre le modalità di notifica di quell'atto. Quindi nel momento in cui diciamo,
mi riferisco soprattutto a chi esercita il patrocinio davanti alle commissioni tributarie, chi è difensore davanti alle commissioni tributarie in qualità di avvocato, con commercialista. Nel momento in cui io devo redigere un ricorso, con quale atto introduttivo del processo con i tributari, quali sono le fasi o perlomeno gli step che devo prendere in considerazione per poter redigere un buon ricorso? Allora, intanto io devo verificare le modalità di notifica di quell'atto, cioè le modalità attraverso le quali quell'atto è arrivato nella sfera di disponibilità del soggetto destinatario. Quindi se è stata notificata, io impugno una cartella di pagamento, ad esempio, è chiaro che in prima battuta vado a verificare se ci sono eventualmente vizi di notifica che il soggetto notificante eventualmente ha potuto commettere nel notificare con quella cartella esattoriale. Se in realtà diciamo, sussistono vizi, diciamo, di notifica o anche vizi che implicano poi l'inesistenza giuridica stessa della notifica, se è stata fatta una notifica magari ai sensi del 140, se sussiste diciamo, un vizio attraverso il quale è configurabile un'esistenza giuridica della notifica, perché io vado a considerare questi aspetti che riguardano la modalità di notifica dell'atto? Perché sono delle eccezioni preliminari che eventualmente io posso in prima battuta inserire nel ricorso e sono delle eccezioni preliminari addirittura assorbenti la questione di merito. È chiaro che se io vado a impugnare una cartella di pagamento, sappiamo, in virtù di quello che abbiamo detto prima, che la cartella esattoriale può essere impugnata per vizi propri, dove per vizi propri si possono intendere vizi, diciamo, formali, tipici della cartella di pagamento, la tardività dell'iscrizione al ruolo, oppure un difetto di motivazione della cartella. Il fatto, vado a verificare se quella cartella di pagamento indica il numero di ruolo, il visto di esecutività del ruolo e gli estremi dell'atto presupposto che è stato notificato ex ante diciamo, dall'ente impositore, quindi verifico l'aspetto formale. Però posso verificare, vado a verificare anche le modalità di notifica degli atti presupposti, cioè di tutte le cartelle di pagamento che sono state notificate ex ante dal concessionario, al fine di poter vedere se in realtà è possibile impugnare quella cartella di pagamento non solo per vizi propri, ma anche per questioni di merito. Quindi il primo step che in realtà va fatto nel momento in cui bisogna redigere un ricorso verso un atto impositivo, una cartella esattoriale, verificare le modalità attraverso le quali quell'atto è stato notificato al soggetto destinatario. Un altro step non meno importante è poi verificare l'aspetto formale dell'avviso, cioè quell'atto impositivo che io voglio impugnare, come si presenta da un punto di vista formale e cartolare, se è possibile eccepire difetti di motivazione, se in realtà la tipologia, ad esempio, di avviso di accertamento, se io sto impugnando e devo impugnare un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate, devo verificare se la tipologia di avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate corrisponde al tipo di violazione tributaria che mi viene contestata. Se in realtà sono state erogate le sanzioni previste con riferimento a quella violazione tributaria, se in realtà anche quell'avviso di accertamento difetta di motivazione o addirittura manca completamente di motivazione. Quindi vado a fare un vero e proprio screening, diciamo, passo allo scanner, se così possiamo dire, l'atto che io voglio impugnare sotto l'aspetto formale che ne cartolare, andando a individuare tutti i possibili vizi formali che in realtà quell'atto può contenere ed eccependo ovviamente le relative doglianze. Poi l'ultimo step è quello che riguarda la fase del merito. Quindi io vado, verifico la fondatezza o meno della pretesa impositiva che è vantata ovviamente viene dall'ufficio. Facciamo un esempio: se io ho ricevuto un avviso di accertamento a rettifica, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate mi contesta, diciamo, dei ricavi non dichiarati relativi al periodo d'imposta 2016. Quindi, ovviamente l'amministrazione finanziaria ritiene che con riferimento al periodo d'imposta 2016 io non abbia, diciamo, dichiarato ricavi per 30.000 euro, per cui mi ha emesso un avviso di accertamento e rettifica con la quale mi chiede ovviamente la differenza delle imposte IRPEF, IRAP, IVA, più le addizionali. È chiaro che io poi l'ultimo step è quello che riguarda proprio la questione di merito, quindi vado a, diciamo, discutere, contestare la pretesa impositiva dell'ufficio e ovviamente laddove la mia dichiarazione dei redditi relativa al 2016 è invece attendibile,
e quindi diciamo fedele, è chiaro che andrò a evidenziare nel mio atto che cosa? Che al giudice tributario, che in realtà la pretesa impositiva vantata dall'ufficio è palesemente infondata in considerazione del fatto che la mia dichiarazione dei redditi è attendibile e quindi diciamo indica quelli che sono i ricavi che effettivamente ho percepito nell'anno diciamo considerato. Quindi questi sono, diciamo, i tre passaggi che io ritengo fondamentali, che vadano fatti nel momento in cui io devo predisporre un ricorso avverso, dopo dire, un atto impositivo. Io lo chiamo atto impositivo, nel concetto di atto impositivo ovviamente possiamo far rientrare tutte le tipologie di avvisi di accertamento, la stessa cartella di pagamento, oppure altri atti che riguardano ovviamente già la fase della riscossione. È chiaro che nel momento in cui individuo dei vizi di notifica, è chiaro, devo sapere che nel momento in cui io vado ad impugnare quell'atto, vado a sanare il vizio di notifica. Quindi è chiaro che nel momento in cui io sto per impugnare un avviso di accertamento e rilevo un vizio di notifica rinveniente che magari da una notifica fatta ai sensi del 140 CPC, magari manca la raccomandata con la quale diciamo, doveva essere avvisato il contribuente dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. È chiaro, quello eccepisce, diciamo, configura un vizio di notifica dell'atto che però io vado a sanare nel momento in cui faccio opposizione. Quindi è importante tenere presente che laddove ci sono dei vizi di notifica, questi poi vengono sanati nel momento in cui io vado ad impugnare l'atto in considerazione. Ora, sempre da un punto di vista formale, quali sono, diciamo, gli elementi che da un punto di vista dei dati, proprio sotto l'aspetto formale, che un ricorso deve contenere a pena di inammissibilità del ricorso stesso? Vedete, in realtà l'articolo 18 li richiama poi nei commi 2 e 3 del decreto legislativo 546 del 92. Sono in realtà i dati indicati nei punti, in questi 7 punti che vedete nella slide. Intanto ovviamente deve essere indicata la Commissione Tributaria dita. Da commissione tributaria territorialmente competente, che ovviamente sarà la commissione presso la cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha messo l'atto impugnato in virtù del criterio territoriale di cui abbiamo parlato proprio nel primo modulo. Ovviamente dovranno essere riportati tutti i dati anagrafici del ricorrente, quindi se si tratta di persona fisica, sia se si tratta di persona giuridica. Nel caso in cui ovviamente si tratta di una società di persone o anche diciamo una società, una persona giuridica, oltre ovviamente ai dati della società, quindi deve essere indicata la sede, ovviamente la partita IVA, devono essere indicati poi anche i dati anagrafici o del legale rappresentante, ovviamente dell'amministratore unico pro tempore, cioè in carica, che rappresenta della società, diciamo, nei giudizi. Per cui anche questi diciamo, sono dei dati che sono fondamentali. Ovviamente dovranno essere riportati quei dati del resistente, quindi dell'ufficio, dell'agenzia delle entrate, dell'agenzia della riscossione o comunque del soggetto iscritto all'albo di quell'articolo 53 del 446 del 97 che ha emesso l'atto che sto impugnando. Ovviamente altri dati imprescindibili che sono quelli che riguardano l'atto che sto impugnando. Quindi devo indicare, ovviamente, quindi devo indicare la denominazione dell'atto, se si tratta di un avviso di accertamento, se si tratta di una cartella esattoriale, devo riportare il numero, se c'è un numero di riferimento, anche un cronologico, la data di notifica dell'atto, perché è importante la data di indicare nel ricorso, quindi diciamo nella parte in premessa, la data di notifica dell'atto che sto impugnando, al fine di dare la possibilità al giudice adito di verificare se in realtà io ho osservato, poi come vedremo, i termini previsti sempre dal 546 per notificare il ricorso, cioè i 60 giorni utili per poter poi notificare il ricorso. Quindi deve essere indicata la data di notifica dell'atto, la tipologia di tributo a cui fa riferimento, il periodo d'imposta, ovviamente accertato, comunque oggetto poi di contestazione. Altri due elementi che non devono e non possono mai mancare, diciamo, in un ricorso a pena di inammissibilità del ricorso stesso sono il cosiddetto petitum e la causa petendi. Cioè, in che cosa consiste? Il petitum fondamentalmente è l'oggetto della domanda giudiziale, quello a cui facevo riferimento prima. Il ricorso in realtà è un atto processuale con la quale, diciamo, si chiede al giudice tributario si inoltra, si formalizza una domanda giudiziale. Quindi che, diciamo, tecnicamente viene chiamato petitum, è quello che fondamentalmente il contribuente chiede, il ricorrente chiede nell'atto processuale, quindi nel ricorso.
al giudice adito l'annullamento dell'atto, l'infondatezza della pretesa impositiva, l'accoglimento di eventuali eccezioni preliminari che possono riguardare appunto vizi di notifica, difetti formali dell'atto, eccetera. Poi abbiamo la causa patente, la cosiddetta causa patente, che configura invece le ragioni in punto di fatto e in punto di diritto, in considerazione delle quali il giudice tributario dovrebbe accogliere la mia domanda giudiziale. Quindi due aspetti, cioè due elementi che non possono e non devono mai mancare, ovviamente in un ricorso, quale atto introduttivo del giudizio tributario, sono il petitum e la causa petendi, ossia il petitum, vale dire l'oggetto della domanda giudiziale, cioè quello che io sto chiedendo e chiedo al giudice attraverso quel ricorso, la causa petendi, che rappresenta quel cuore, se possiamo dire, il fulcro del ricorso stesso, in considerazione del fatto che in realtà il petitum, la causa petendi, rappresenta, configura le ragioni e quindi i motivi in punto di fatto e in punto di diritto, in considerazione dei quali il giudice tributario deve accogliere la mia domanda giudiziale. Al termine, quel ricorso deve essere sottoscritto. La sottoscrizione deve essere apposta, ovviamente, dal contribuente, se ci troviamo nella casistica in cui è il contribuente che si difende da solo, quindi il ricorso viene presentato, notificato, depositato direttamente dal contribuente, direttamente dal ricorrente, nel caso in cui ci troviamo in una casistica in cui il valore della controversia è pari o inferiore a 3.000 euro. Abbiamo detto nel modulo precedente che in realtà l'obbligo della difesa tecnica di fiducia sussiste nel momento in cui il valore della controversia, dove per valore della controversia si deve intendere la sorte che ne capitale, cioè la debenza dell'imposta al netto di sanzioni di interessi, non supera i 3.000 euro. Per cui ovviamente se noi stiamo impugnando un avviso di accertamento che ha ad oggetto una debenza complessiva di 25.000 euro, compresa sanzione di interessi, e pur togliendo ovviamente gli accessori, o comunque rimango al di sopra dei 3.000 euro, io contribuente sarò obbligato ovviamente a conferire con procura ad un difensore abilitato a patrocinare davanti alla commissione tributaria, per cui il ricorso me lo redigerà. Poi il difensore sarà lui poi a sottoscriverlo nel momento in cui, diciamo, lo ha terminato. Quindi comunque il ricorso deve essere sempre sottoscritto dal contribuente o dal difensore a cui il contribuente stesso, il ricorrente, diciamo, ha conferito la procura dei liti. Ora, questi che vedete indicati in questi 7 punti sono elementi essenziali del ricorso, ripeto, appena di inammissibilità del ricorso stesso. Quindi nel momento in cui, diciamo, ci si accinge a redigere un ricorso, bisogna fare in modo che in realtà lo stesso contenga con questi 7, contenga tutti con questi dati, che appunto il comma 4 dell'articolo 18 considera, diciamo, fondamentali appena di inammissibilità del ricorso stesso. Qualcuno potrebbe magari chiedersi che cosa succede se in realtà magari il ricorso riguarda una persona giuridica, per cui magari nella parte iniziale sono stati indicati gli estremi della società, quindi la sede dove è ubicato, dove sono ubicati gli uffici, è stata indicata la partita IVA, però non vengono magari riportati i dati anagrafici, il codice fiscale che del rappresentante legale dell'amministratore unico. È chiaro che questo per giurisprudenza, diciamo, di Cassazione prevalente non è un dato che implica l'inammissibilità del ricorso, tenendo presente che comunque parte ricorrente è stata comunque individuata, andando a identificare la società, quindi il luogo dove ha sede la società stessa, quindi la partita IVA che è identificativa di quella stessa società. Per cui, cioè, omettere il dato relativo, i dati relativi, diciamo, al rappresentante legale o comunque all'amministratore unico della società non implica, non è un vizio che implica l'inammissibilità del ricorso stesso. Però, diciamo, questi elementi che vedete configurati in questa slide devono essere sempre presenti, diciamo, in qualsiasi ricorso per l'inammissibilità del ricorso stesso. Vedete, qui ad esempio vi ho predisposto per una formula, diciamo, standard di un ricorso base, qui vedete, vengono riportati ovviamente in primis la commissione tributaria adita, dopodiché vengono riportati, richiamati i dati anagrafici del ricorrente. Nel caso, diciamo, della formula, l'atto impugnato è un avviso di accertamento, quindi vengono richiamati i dati relativi ovviamente alla controparte, quindi all'ufficio che ha emesso l'atto. Vengono richiamati gli estremi appunto dell'avviso di accertamento notificato in data relativo al periodo d'imposta,
X. Dopodiché inizia la parte relativa che poi ai motivi di impugnazione, ossia la cosiddetta causa petente. Quindi il ricorso conterrà poi eccezioni di natura preliminare, quindi motivi di doglianza preliminare che possono essere assorbenti rispetto alla stessa questione di merito, e poi motivi magari che riguardano la questione di merito e quindi riferita alla pretesa impositiva dell'avviso di accertamento. Dopodiché ci sono le conclusioni, cioè il cosiddetto petitum, cioè quello che in realtà, come dicevo prima, viene chiesto al giudice tributario adito. In calce al ricorso deve essere sempre, vuol dire, apposta la dichiarazione di valore, al fine poi di poter, diciamo, attestare il pagamento del contributo unificato che dovrà essere versato proprio in base al valore della controversia, e quindi ovviamente il ricorso va notificato poi con modalità telematica. Quindi deve essere, poi vedete, anche riportato la dicitura ricorso depositato tramite il portale della giustizia tributaria, quindi il PTT o anche SIGIT, unitamente agli allegati risultanti di apposito indice. Quindi unitamente al ricorso, poi come vedremo, è fatta salva la possibilità per il ricorrente di poter depositare nel proprio fascicolo di parte, come vedremo tra un po', ovviamente tutti i documenti che si ritengono necessari, quindi idonei, per poter dimostrare al giudice adito la fondatezza delle ragioni che si sono addotte nel proprio atto di parte. Quindi questo per quel che riguarda, diciamo, il ricorso. Diciamo che è strettamente collegato al ricorso, proprio quale atto introduttivo del giudizio tributario. In realtà troviamo l'istituto del reclamo per mediazione, però prima di passare all'istituto del reclamo per mediazione volevo ovviamente evidenziare il fatto che il ricorso va ovviamente notificato entro e non oltre i 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto che si vuole impugnare. Per cui se ovviamente dal momento in cui ho ricevuto l'atto impositivo, quindi l'atto che voglio impugnare, ai sensi dell'articolo 21,1 del decreto legislativo 546 del 92, devo sapere che ho 60 giorni di tempo utile per poter impugnare quell'atto davanti alla commissione tributaria territorialmente competente. Nel computo dei 60 giorni rientra anche il cosiddetto periodo feriale. Che cos'è il periodo feriale? È, diciamo, un intervallo temporale che non viene preso in considerazione nel computo dei 60 giorni. Nel caso di specie, diciamo, il periodo feriale che ne corrisponde a tutto il mese di agosto. Quindi dal 1 di agosto al 31, diciamo, di agosto, in realtà questo intervallo temporale non viene preso in considerazione nel computo dei 60 giorni utili per poter poi notificare il ricorso, diciamo, che io intendo impugnare. È importante che ne tenga presente che in virtù di quanto prevede lo stesso articolo 21 del 546 del 92, il termine dei 60 giorni è un termine perentorio appena di inammissibilità del ricorso. Quindi bisogna stare attenti, diciamo, ad effettuare il computo dei 60 giorni utili nel momento in cui si decide di impugnare un atto davanti alla commissione tributaria, sapendo e tenendo presente che ovviamente ci si può avvalere anche del periodo feriale. Per cui, volendo fare un esempio, se io ad esempio ho ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate il 20 luglio del 2020, facciamo un esempio, quindi 20 luglio del 2020. Allora io so che in realtà, in virtù di quanto prevede l'articolo 21 del decreto legislativo 546, che posso impugnare, anzi devo impugnare quell'avviso di accertamento entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto. Per cui in realtà devo far decorrere i 60 giorni dal 20 di luglio. Tenendo presente che in realtà il periodo feriale, cioè il periodo del mese di agosto, cioè dal 1 di agosto al 31 di agosto, lo devo saltare a piè pari perché coincide con il periodo feriale. Quindi io, per individuare il termine ultimo entro il quale dovrò andare ad impugnare, necessariamente dovrò andare a notificare quel ricorso, dovrò calcolare nell'esempio che vi ho fatto, quindi avviso d'accertamento notificato, immaginiamo, il 20 di luglio. Quindi io dovrò considerare gli 11 giorni di luglio, poi devo saltare il mese di agosto, devo riprendere il conteggio, quindi il computo dei 60 giorni dal 1 di settembre, quindi avrò 30 giorni di settembre, più 19 giorni di ottobre e sono 49, più 11 di luglio, quindi sono 60. Quindi praticamente io dovrò notificare il ricorso avverso quell'avviso di accertamento entro non oltre il 19 di ottobre del 2020.
Quindi vi ho fatto un esempio in cui rientra il periodo feriale di agosto. Quindi quello che è importante ovviamente sapere è che il termine previsto dall'articolo 21 del comma 1 del 546 è un termine perentorio per l'inammissibilità del ricorso. Cioè, se voi notificate, ovviamente quando io parlo di notifica o anche deposito, perché vedremo, mi riferisco sempre alla notifica telematica, al deposito telematico. Se voi notificate anche con un solo giorno di ritardo, cioè il 61esimo giorno, il ricorso verrà dichiarato inammissibile dalla stessa commissione tributaria, ma laddove non si accorge la commissione tributaria, ovviamente vi solleverà l'eccezione l'ufficio di controparte. Detto questo, diciamo strettamente collegato al ricorso inteso proprio come atto introduttivo, è l'istituto del reclamo mediazione, previsto dall'articolo 17 bis del 546 del 92. Perché bis? Perché e questo è un articolo, diciamo, che è stato soggetto a diverse modifiche da parte del legislatore. L'ultima, in ordine di tempo, la si è avuta con il DL numero 50 del 2017, che in realtà, ha innalzato il valore minimo per poter rendere obbligatorio l'istituto del reclamo mediazione da 20.000 euro a 50.000 euro. Quindi diciamo, si attiva in maniera obbligatoria l'istituto del reclamo per mediazione nel momento in cui io devo adire la commissione tributaria per tutte le controversie che hanno un valore che va da 50.000 euro in giù. Quindi che cos'è fondamentalmente l'istituto del reclamo mediazione se dovessimo definirlo? In realtà diciamo, è una fase, se così possiamo dire, amministrativa, quindi, che precede il giudizio tributario. La ratio, diciamo, di questo istituto, voluto dal legislatore, è quella, diciamo, di evitare il giudizio nel caso in cui, diciamo, le parti riescono a trovare un accordo. Quindi fondamentalmente, diciamo, è una fase di natura amministrativa, è un istituto che ha una valenza deflattiva perché la sua ratio è quella di evitare il giudizio tributario diciamo, nelle situazioni in cui è possibile evitarlo. Quindi fondamentalmente è un istituto attraverso il quale, diciamo, nei primi 90 giorni, l'atto che io vado a notificare all'ufficio di controparte, in realtà per i primi 90 giorni non è ancora un ricorso, è proprio un'istanza che viene denominata reclamo con eventuale proposta di mediazione, attraverso la quale io chiedo all'ufficio un accordo. Che chiedo, faccio all'ufficio una proposta di mediazione. Vedete, diciamo, viene riportata proprio una formula, un facsimile di ricorso con effetti di reclamo. Allora, il ricorso con effetti di reclamo, diciamo, è obbligatorio quando io impugno, comunque, ho ad oggetto controversie pari o inferiori a 50.000 euro. Quindi, che significa? Significa che cosa implica l'attivazione dell'istituto del reclamo mediazione? Nel momento in cui io vado a notificare quest'atto, che per i primi 90 giorni non assume la valenza di ricorso, è una istanza di reclamo con possibile proposta di mediazione. Quindi è un ricorso come quello che abbiamo visto nella, diciamo, slide precedente, nel facsimile precedente, però in calce. Riporta l'istanza con proposta, con reclamo con proposta, cioè il soggetto istante, che non è ancora ricorrente, presenta ovviamente l'atto stabilendo ed eccependo tutta una serie di eccezioni, formula però in calce all'atto stesso una proposta di mediazione, cioè dice all'ufficio: guarda che l'atto che tu mi hai notificato in realtà è illegittimo per queste ragioni, oppure la pretesa impositiva che tu ufficio hai evidenziato in realtà non è fondata in considerazione di queste ragioni. Vedete? Quindi l'atto riporta proprio in calce questa istanza di reclamo con eventuale proposta di mediazione. Che cos'è la proposta di mediazione? È una proposta proprio di accordo che in realtà il contribuente, che non è ancora ricorrente in questa fase, fa l'ufficio. Vedete, il signor, come innanzi rappresentato, chiede all'Agenzia delle Entrate, prendiamo in considerazione che l'atto oggetto di contestazione in questo caso sia un avviso di accertamento. Quindi, quale alternativa al deposito in commissione tributaria del suo stesso ricorso? L'accoglimento in via amministrativa, perché qui, diciamo, in questi 90 giorni di vacatio, fondamentalmente abbiamo una fase che è amministrativa, non è giudiziale. In concomitanza della quale è possibile che in realtà il contribuente formula questa proposta all'ufficio,
al fine di poter far sì che questa proposta venga accolta. Quindi proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi. Quindi nella proposta di mediazione, cioè il soggetto istante indica proprio le ragioni in considerazione delle quali l'ufficio dovrebbe accogliere questa proposta di mediazione. Quindi diciamo, questo è l'istituto del reclamo di mediazione, cioè l'attivazione, diciamo, di un iter che ha natura amministrativa e che ha una funzione meramente deflattiva rispetto poi ad un contenzioso potenziale, finalizzato a far sì che l'ufficio possa accordarsi in realtà con il soggetto istante. Ora, quali possono essere, diciamo, le possibili situazioni? Vedete, questa slide proprio fa riferimento alla natura dell'istituto. Intanto è stato introdotto ab origine dal DL numero 98 del 2011, ma l'ultima modifica in ordine di tempo, diciamo, è stata apportata dal DL numero 50 del 2017, come dicevo prima, che ha innalzato, diciamo, il valore minimo, diciamo, al di sotto del quale l'istituto del reclamo mediazione è obbligatorio, cioè bisogna passare necessariamente da questa sorta di anticamera, se così possiamo dire, di fase amministrativa, che rappresenta per certi versi diciamo ha una funzione di filtro prevalentemente deflattiva rispetto ad un potenziale che è contenzioso. Infatti, vedete, instaura una fase precontenziosa, ha una funzione deflattiva. È obbligatorio per tutte le controversie di valore inferiore a 50.000 euro, produce l'effetto della sospensione dell'esecutività dell'atto impositivo per un periodo di 90 giorni. Quindi nel momento in cui io mi trovo, diciamo, ad impugnare un atto che ha un valore pari o inferiore a 50.000 euro, nel momento in cui io notifico il mio atto, allora quell'atto in prima battuta non è ancora un ricorso. Cioè non assume la valenza giuridica di ricorso, è una semplice istanza di natura amministrativa che in realtà ha la funzione, diciamo, di reclamo con proposta di mediazione. Ora, quali possono essere ovviamente gli scenari che ne possibili? Cioè nel momento in cui io soggiaccio all'obbligo del reclamo per mediazione e quindi l'atto che ho notificato non ha ancora il vestito del ricorso, ma in realtà ha la veste dell'istanza del reclamo mediazione, vedete che l'ufficio accolga il mio reclamo. Quindi è la prima ipotesi. Quindi considerando l'ufficio le ragioni che io ho evidenziato in calce all'atto, effettivamente si rende conto che magari l'atto non andava emesso. E quindi non andava notificato al soggetto destinatario, perché magari si è concretizzata un'ipotesi di doppia imposizione, c'è stato un errore di persona, perché quegli importi sono stati versati con riferimento a quell'annualità. Vedete, diciamo quindi che si è discusso molto sulla opportunità o meno di questo istituto, in considerazione del fatto che ci sono già altri istituti che hanno una funzione deflattiva rispetto al contenzioso tributario. L'istanza di annullamento in autotutela o anche l'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 218 del 97, quindi erano già presenti degli istituti ad hoc attraverso i quali è possibile, diciamo, era possibile ed è possibile evitare il contenzioso. Diciamo che il legislatore ha voluto introdurre questo istituto, che diciamo, è uno strumento ulteriore attraverso il quale, nella fase immediatamente pregiudiziale, dà la possibilità alle parti di poter trovare, laddove ci sono eventualmente le condizioni, un accordo e quindi evitare il giudizio. Allora, quindi vedete la prima ipotesi che si può avere, quindi proposizione del reclamo con proposta di mediazione che viene accolta dall'ufficio. Ovviamente questo implicherà l'annullamento dell'atto impositivo, quindi ci sarà un dietrofront da parte dell'ufficio impositore che annullerà l'atto e quindi tutto si chiude in questa fase amministrativa, quindi avendo evitato quindi il contenzioso, quindi non verrà attivato nessun giudizio tributario perché effettivamente le parti si sono accordate in questa fase, diciamo, meramente amministrativa. A seguito della proposizione del reclamo può verificarsi un'altra ipotesi, che l'ufficio accoglie la proposta di mediazione, se in realtà io ho fatto una proposta di mediazione, ovviamente va bene, e quindi sottoscrivono l'accordo. È chiaro che l'accoglimento può essere totale, ma può essere anche parziale, cioè nel senso che il contribuente o comunque il soggetto che presenta l'istanza di reclamo con proposta di mediazione
può anche dover richiedere l'annullamento parziale dell'atto sulla base di una serie di ragioni che vengono documentate e circostanziate. Quindi, diciamo, non è che l'atto debba essere necessariamente sempre annullato in toto. La proposta di mediazione può anche contenere la richiesta di un annullamento parziale dell'atto, che ovviamente l'ufficio può accordare, quindi sottoscrivendo le parti il relativo accordo. Ci possono essere poi altre due situazioni, cioè che a seguito della proposta di reclamo, mediazione, della proposizione del reclamo per mediazione, l'ufficio mi notifica il diniego, cioè nel senso che rigetta la proposta di mediazione fatta, dove dire, in calce all'atto e conferma per cui la validità dell'atto che in realtà è oggetto di contestazione. Ora, diciamo che il termine ultimo entro il quale l'ufficio deve formalizzare il diniego e 90 giorni, ma non è detto che ovviamente avvenga necessariamente il 90° giorno. Cioè nel caso in cui, diciamo, il diniego viene formalizzato dall'ufficio il 45° giorno, per cui con PEC viene notificato il diniego, la mia proposta di reclamo mediazione. Allora io so che in quel caso, avendo l'ufficio confermato l'atto, dovrò formalizzare la costituzione in giudizio. Quindi nei 60 giorni utili, nei 30 giorni utili decorrenti dalla data in cui ho ricevuto la PEC, devo depositare il mio fascicolo di parte presso la commissione tributaria territorialmente competente. Quindi, diciamo, la giurisprudenza prevalente ritiene che nel momento in cui ricevo la notifica a mezzo PEC del diniego, quindi siamo di fronte ad un diniego espresso dell'ufficio, il quale mi dice: no, guarda che la tua proposta non mi ha convinto, per cui io la rigetto, quindi confermo l'atto che ti ho notificato. Allora, dalla data di ricevimento della PEC, io devo sapere che ho 30 giorni utili per poter depositare il mio fascicolo di parte. C'è giurisprudenza di Cassazione, che però è minoritaria, che dice che comunque io devo aspettare i 90 giorni, anche nel caso in cui la PEC di diniego io l'ho ricevuta il 45° giorno, però comunque devo aspettare i 90 giorni. Dal 91° giorno in poi so che ho 30 giorni utili per poter depositare il fascicolo. È chiaro, io ritengo, devo dire, percorribile la prima ipotesi anche per un fatto prudenziale. Per cui quando io ricevo la PEC di diniego da parte dell'ufficio, da parte dell'ente, allora ovviamente dal giorno in poi, dal giorno successivo, devo considerare 30 giorni utili per poter depositare il mio fascicolo di parte. Può anche verificarsi l'ipotesi che l'ufficio non risponda proprio. Cioè che l'ufficio in realtà, decorsi i 90 giorni, non mi formalizza il diniego. Allora in quel caso, dove dire, io dovrò recepire il diniego tacito, nel senso che non ci sarà un diniego, non c'è stato un diniego espresso, come ovviamente nell'ipotesi precedente, bensì dovrò recepire un silenzio rifiuto, anche un diniego tacito. Quindi mi prenderò ovviamente tutti i 90 giorni, perché non esclusa la possibilità che anche il 90° giorno l'ufficio possa formalizzarmi il diniego, quindi io so che dal 90° giorno in poi ho 30 giorni utili per poter depositarmi il fascicolo di parte. Nel momento in cui quindi la proposta di reclamo di mediazione non va a buon fine, a me ovviamente non spetta altro che costituirmi in giudizio, formalizzare la costituzione in giudizio con il deposito del mio fascicolo di parte, per cui in quel momento questa istanza, l'istanza di reclamo mediazione, assume praticamente la valenza di ricorso. Cioè, quindi nel momento in cui effettuo il deposito del mio fascicolo di parte, poi vedremo tra un po', in quel momento ovviamente l'atto che io ho notificato alla controparte da istanza di reclamo mediazione assume la valenza giuridica come se fosse una fictio iuris, la valenza giuridica di ricorso introduttivo, per cui con il deposito del fascicolo io vado a incardinare il giudizio davanti alla commissione tributaria territorialmente competente. Vedete, questo, diciamo, è il facsimile a cui facevo riferimento prima, quindi un ricorso con effetti di reclamo, perché ci troviamo ovviamente nella casistica in cui l'atto che io sto impugnando ha un valore della controversia inferiore a 50.000 euro. Che cosa succede, potrebbe dire qualcuno, nel momento in cui invece l'atto che io sto impugnando, immaginiamo l'opposizione ha perso una cartella esattoriale di 120.000 euro? Ovviamente, come debenza complessiva, quindi compresa sanzione di interessi, quindi per cui il valore della controversia magari è 90.000 euro. È chiaro che io sono al di sopra
del tetto massimo di 50.000 euro, per cui non ho l'obbligo del reclamo delle mediazioni. Quindi in questo caso la procedura sarà quella standard. Io entro i 60 giorni utili decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale dovrò notificare il ricorso. Nei 30 giorni successivi dovrò depositare il fascicolo. Quindi non c'è nessuna vacatio di 90 giorni, cioè non c'è nessuna fase amministrativa, diciamo, in concomitanza della quale, diciamo, le parti tentano un accordo o comunque una mediazione, perché mi trovo al di sopra dei 50.000 euro, quindi che è il valore, diciamo, al di sopra del quale non c'è l'obbligo del reclamo mediazione. Quindi notifica del ricorso entro 60 giorni, deposito del fascicolo nei 30 giorni successivi. A proposito di deposito del fascicolo e quindi di costituzione in giudizio, vuol dire del ricorrente, la normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 22 del decreto legislativo 546 del 92, che ovviamente indica un termine di 30 giorni utili dalla proposizione del ricorso. Anche questo è un termine perentorio, quindi a pena di inammissibilità della costituzione in giudizio. Attenzione, quindi. Dal momento in cui ho ricevuto, se mi trovo nella casistica del reclamo mediazione, il diniego da parte dell'ufficio, io devo sapere che ho 30 giorni di tempo per poter depositare il fascicolo. Oppure, nel momento in cui io non soggiaccio all'obbligo della mediazione, perché mi trovo, diciamo, ad impugnare un atto che ha un valore della controversia superiore a 50.000 euro, quindi notifica del ricorso, dalla data di notifica so che ho 30 giorni di tempo per poter depositare il fascicolo di parte in commissione che è in tributario. Ovviamente anche in questo caso, quando parliamo di deposito, si deve intendere deposito telematico e non ovviamente deposito, anche se l'articolo 22 richiama ancora, cioè, le vecchie modalità di notifica, cioè di deposito del fascicolo di parte, cioè quelle che effettuate con raccomandata, con avviso di ricevimento, dove dire eccetera. Perché la modalità ordinaria, diciamo, è quella telematica attraverso, diciamo, l'utilizzo del SIGIT. Tuttavia, non esclusa la possibilità, ecco perché l'articolo 22 ha mantenuto la vigenza, diciamo, che aveva origine, quindi richiama ancora le vecchie modalità diciamo, di deposito del fascicolo, perché ci può essere ovviamente un contribuente che si difende da solo, perché magari si trova nella possibilità, essendo il valore della controversia al di sotto dei 3.000 euro, quindi si presenta lui il ricorso, lo notifica, quindi lo deposita. Può anche essere sfornito, diciamo, di chiavetta o comunque anche proprio di firma digitale o di posta elettronica. Per cui in questa casistica specifica è fatta salva la possibilità per lo stesso di poter effettuare sia la notifica che il deposito in base a quelle che erano le modalità previste ancora dall'articolo 22 del 546 del 92. Ecco il motivo per cui l'articolo 22, nella sua vigenza attuale, ancora richiama, diciamo, le vecchie modalità di notifica e di deposito, le vecchie modalità di deposito del fascicolo, nonostante ormai sia la notifica che il deposito del fascicolo di parte vengono effettuate telematicamente. Come dicevo prima, in realtà è con il deposito del fascicolo che viene incardinato il giudizio. È chiaro che nel momento in cui io ho avuto cognizione sul fatto che la proposta di reclamo mediazione non è andata a buon fine, ovviamente devo avere contezza e so che in realtà dovrò attivare il giudizio, come attraverso il deposito del mio fascicolo di parte, che deve essere effettuato, ripeto, entro 30 giorni, dove dalla data di notifica del ricorso, entro 30 giorni dalla data di notifica del diniego tacito o espresso che io ho avuto dall'ufficio. Che cosa deve contenere il fascicolo processuale, cioè il fascicolo di parte che vado a depositare, dovrò andare a depositare telematicamente presso la commissione tributaria gradita? Ovviamente il ricorso che ho notificato, la procura, se in realtà ci troviamo nella casistica di una difesa tecnica di fiducia, per cui ho conferito mandato ad un difensore abilitato a patrocinare davanti alla commissione tributaria, l'attestazione dell'avvenuta notifica, quindi dovrò depositare la ricevuta PEC, l'avviso di ricevimento postale se è stata effettuata la notifica a mezzo posta, copia ovviamente dell'atto impugnato, più posso poi inserire, diciamo, nel fascicolo di parte tutti i documenti che io ritengo utili e comunque inerenti, idonei ad supportare la fondatezza delle ragioni che ho addotto nel mio atto.
Ovviamente è inutile dirvi che è molto molto importante arricchire il fascicolo di parte di documenti che ovviamente vanno ad attestare, ad avvalorare diciamo, le ragioni, non so, non tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto che io ho evidenziato nel ricorso. Perizie, misure catastali, rilievi fotografici, dichiarazioni fiscali, giurisprudenza di merito anche di Cassazione che ha ad oggetto casistiche simili a quelle in cui io mi trovo. È chiaro che andrò a fare l'indice con tutti gli allegati che io ho inserito nel fascicolo di parte, quindi indicandoli come documenti. Poi ovviamente dovrò depositare le ricevute di pagamento del contributo unificato come tributario, quindi che è, diciamo, il contributo che va versato nel momento in cui effettuo l'iscrizione al ruolo, perché è con l'iscrizione al ruolo che viene incardinato il procedimento. Nel momento in cui parte ricorrente deposita il proprio fascicolo di parte in commissione tributaria, quel fascicolo viene, come dire, viene marcato, cioè a quel fascicolo viene attribuito un RGR di riferimento che sarà ovviamente il numero identificativo di quel giudizio da quel momento in avanti. Quindi è con il deposito del fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria d'Itaca che io vado a incardinare il giudizio davanti a quella commissione che è tributaria. Quindi è chiaro che è un adempimento particolarmente importante in considerazione del quale è importante osservare il termine perentorio, quindi la perentorietà dei termini è di 60 giorni per poter impugnare l'atto e dei 30 giorni per poter depositare il fascicolo, ovviamente come dire, penalizzano per certi versi la parte ricorrente in considerazione del fatto che l'inosservanza di questi termini perentori implicherà l'inammissibilità del ricorso o l'inammissibilità della Costituzione in giudizio, diversamente da quando invece è previsto per la parte ricorrente. Ovviamente questo è un paradosso su cui si è scritto tantissimo, fiumi ovviamente di articoli, in dottrina, diciamo, un aspetto su cui si è più volte pronunciata la stessa Corte di Cassazione. La parte resistente, ossia l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, uno dei soggetti iscritti all'albo di quell'articolo 53 del 446 del 97, ricevuto il mio ricorso, hanno 60 giorni di tempo per poter produrre l'atto di controdeduzione, cioè per poter controdedurre tutti quelli che sono i motivi di doglianze che io ho eccepito nel mio ricorso introduttivo. Ora, il termine indicato dall'articolo 23, come vedete, è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso, per cui dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, da uno dei soggetti iscritti all'albo di quell'articolo 53, loro hanno 60 giorni di tempo per poter, diciamo, redigere e depositare direttamente in commissione tributaria il loro atto di controdeduzione in tante copie. Quante sono le parti già costituite nel giudizio? Ovviamente la natura di questo termine indicato dal primo comma dell'articolo 23 non è perentorio, ma è ordinatorio. Cioè, che significa che ha natura ordinatoria? Significa in realtà una costituzione in giudizio effettuata dall'ufficio oltre i 60 giorni non implica l'inammissibilità della costituzione in giudizio. Per cui che cosa avviene? Ovviamente chi fa un po' di contenzioso probabilmente non lo sa, che in realtà le costituzioni in giudizio dell'ufficio avvengono anche 2 giorni prima della data di fissazione dell'udienza pubblica, perché ovviamente la ordinarietà, cioè la natura ordinatoria di questo termine consente, ha consentito e consente, diciamo quasi come ormai una prassi consolidata, che l'ufficio non si costituisce, non solo non si costituisce oltre i 60 giorni, ma addirittura arriva a costituirsi, quindi depositando il proprio fascicolo di parte anche 2 giorni prima rispetto alla data di trattazione dell'udienza. La giurisprudenza di Cassazione, ma anche la stessa giurisprudenza di merito, fa salva l'ammissibilità dell'ufficio anche nel caso in cui la costituzione in giudizio, il deposito del fascicolo viene effettuato ben oltre i 60 giorni, addirittura 2 o 3 giorni prima dell'udienza, in alcune casistiche mi è capitato ovviamente di vedere che l'ufficio si è costituito anche il giorno prima o addirittura anche il giorno stesso, non dire, dell'udienza. È chiaro che in questa circostanza che cosa avviene? In realtà il giudice per giurisprudenza di Cassazione ormai che è pacifica fa comunque salva
la costituzione in giudizio dell'ufficio, per quanto tardiva. In realtà, quello che può chiedere il ricorrente, non avendo probabilmente letto il contenuto dell'atto di controdeduzione in questo caso, al fine di poter fare eventuali repliche, chiedere al giudice adito un rinvio dell'udienza, anche breve, al fine di potersi leggere l'atto di controdeduzione depositato qualche giorno prima dell'ufficio e poter eventualmente fare delle repliche. Questo al fine di poter rendere, diciamo, legittimo e paritario, quindi il contraddittorio. Però, diciamo, sulla natura ordinatoria del termine indicato all'articolo 23, comma 1, diciamo, è ormai pacifico, è stato avvalorato e acclarato da sia sentenza della Corte che costituzionale, perché ovviamente, specialmente nella fase iniziale, sono state sollevate anche delle questioni di legittimità costituzionale in considerazione del fatto che i termini ovviamente imposti al ricorrente sono perentori, se 60 giorni per notificare il ricorso e i 30 giorni per depositare poi il fascicolo, mentre il termine di 60 giorni utili per l'ufficio ovviamente è un termine di natura ordinatoria. Diciamo, in concomitanza di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate, diciamo, nei confronti della Corte, la Corte ha sempre ribadito che non c'è, diciamo, incostituzionalità cioè in questa previsione normativa, per cui bisogna tenersi in questo termine, diciamo, ordinatorio dei 60 giorni. È chiaro che vedete, la costituzione in giudizio della parte resistente è fatta come? Attraverso il deposito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti che lo costituite in giudizio. Ovviamente anche l'ufficio ha la possibilità di poter far confluire nel suo fascicolo documentazioni inerente a quelle che sono le controdeduzioni che lo stesso ufficio ha fatto. Per cui, se io ad esempio ho impugnato una cartella di pagamento, mi viene in mente la cartella di pagamento perché è l'atto, diciamo, che più frequentemente viene impugnato ed è anche notificato, diciamo, come dire, in maniera diffusa, eccependo magari in quel caso di specie non soltanto vizi formali, ma anche magari la mancata notifica degli atti presupposti. Quindi quella cartella di pagamento è stata preceduta, che magari doveva essere preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento di cui ho contestato ovviamente la notifica. È chiaro che è nulla di più probabile che l'ufficio, in sede di costituzione in giudizio, nel proprio fascicolo di parte, ovviamente depositi documentazione che attesta che cosa? Che in realtà l'avviso di accertamento è stato effettivamente notificato. Quindi anche l'ufficio, dal canto suo, ha la possibilità di poter depositare nel proprio fascicolo di parte documenti che ovviamente comprovano la fondatezza delle ragioni che l'ufficio stesso ha evidenziato nel proprio atto di controdeduzione. Quindi nelle controdeduzioni sostanzialmente l'ufficio dovrebbe, dico dovrebbe perché non sempre avviene così, controdedurre punto per punto, diciamo doglianza per doglianza, tutte le eccezioni sia preliminari sia poi relative alle questioni di merito che sono state sollevate dal ricorrente nel proprio ricorso. Quindi questo per quel che riguarda la costituzione in giudizio ovviamente dell'ufficio resistente. È chiaro quindi che possiamo trovarci anche nella casistica in cui l'ufficio non si costituisce affatto, cioè non è detto quindi, che la parte resistente debba necessariamente quindi, costituirsi. Ci possiamo trovare anche in alcune casistiche, devo dire non frequenti, in cui la parte resistente non si costituisce in giudizio, in questo caso verrà rilevata la contumacia, cioè nel momento in cui verrà fissata l'udienza di trattazione di quella controversia, ovviamente il ricorrente evidenzierà al giudice tributario la contumacia dell'ufficio, perlomeno della controparte, che in realtà non si è costituita in giudizio. Che cosa avviene nel momento in cui, diciamo, l'ufficio resistente si costituisce in giudizio, però non entro i 60 giorni utili previsti dall'articolo 23 del primo comma del 546. In realtà, diciamo, è preclusa la possibilità di poter rilevare eccezioni rilevabili d'ufficio, diciamo, può anche non essere avvisato in ordine alla data di trattazione dell'udienza, quindi decade, cioè, da una serie di, diciamo, di diritti che gli spettano soltanto se in realtà la costituzione in giudizio avviene nei 60 giorni utili previsti dal primo comma dell'articolo 23. Allora, vedete, questa slide sintetizza fondamentalmente quello che già abbiamo evidenziato.
Quindi il deposito deve avvenire, il deposito delle contribuzioni entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso, termine ovviamente non perentorio ma ordinatorio. Il deposito delle contribuzioni oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, il cosa implica? Diciamo che contestare, va a contestare la fondatezza del ricorso e ovviamente produce, quindi c'è la produzione di documenti che sono quelli a cui facevo riferimento prima. Vedete, qui diciamo, ho riportato un facsimile di atto di controriduzione, diciamo standard, in cui appunto l'ufficio prende posizione su quelle che sono ovviamente i motivi di doglianza eccepiti dal ricorrente nel ricorso introduttivo. C'è ovviamente una premessa in fatto in cui l'ufficio richiama ovviamente il ricorso notificato in data, dopodiché chiede al giudice ovviamente il rigetto di tutti quelli che sono i motivi di doglianza espressi dal ricorrente nel proprio atto di parte. Da ultimo volevo poi evidenziare un altro istituto che è particolarmente importante, che è quello previsto dall'articolo 47 del 546, la cosiddetta istanza cautelare. È importante che ne tener presente che cosa? Che la presentazione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto. Quindi nel momento in cui io presento il ricorso avverso una cartella esattoriale, è chiaro, devo sapere che in realtà la presentazione del ricorso non sospende l'esecutività intrinseca dell'atto che sto opponendo, a meno che io non chieda e ottenga dal giudice che è tributario adito la sospensione degli effetti esecutivi di quell'atto. Ovviamente questa è una possibilità che mi viene data proprio dall'articolo 47 del decreto legislativo 546 del 92, che prevede e disciplina la cosiddetta istanza cautelare. Nel momento in cui io presento un ricorso, devo presentare un ricorso avverso un avviso di accertamento, ma a maggior ragione avverso una cartella esattoriale, che è già un titolo esecutivo, che magari ha un importo anche considerevole, è chiaro che io devo necessariamente, per questioni di opportunità e quindi di interesse ad agire anche, diciamo, in funzione di tutela rispetto al ricorrente, chiedere contestualmente il ricorso, ma anche con istanza separata, inoltrare quella che si chiama istanza cautelare. Cioè, devo chiedere al giudice non solo l'annullamento dell'atto che sto impugnando, ma anche la sospensione dell'esecutività dell'atto che sto impugnando, sia esso avviso di accertamento o anche cartella esattoriale. Ora, l'articolo 47, nel, diciamo, suo primo comma, subordina la possibilità di poter chiedere, ma soprattutto ottenere l'accoglimento dell'istanza cautelare alla coesistenza di due requisiti, il cosiddetto fumus boni iuris e il danno grave ed irreparabile. Vedete, quindi diciamo l'istanza cautelare, diciamo, che io posso, diciamo, inserire nel ricorso introduttivo, ma posso anche inoltrare al giudice tributario con istanza separata, notificandola in questo caso alle parti che ne costituite. Ovviamente devo presentarla, posso presentarla con molte probabilità di accoglimento della stessa nel momento in cui coesistono queste due condizioni. Il fumus boni iuris, dove per fumus boni iuris deve intendere, diciamo, una parvenza di legittimità delle ragioni addotte, cioè da una cognizione sommaria, diciamo, del ricorso, il giudice deve carpire un minimo di fondatezza nelle ragioni addotte dal contribuente nel proprio ricorso. Altro aspetto, altra condizione imprescindibile, il cosiddetto pericolo in moro, ossia il danno grave ed irreparabile che in realtà deve derivare dal pagamento del quantum debeatur oggetto di quell'atto che io sto per impugnare. La coesistenza di queste due condizioni è di fondamentale importanza per poter ovviamente avere margini di accoglimento dell'istanza cautelare. Quindi, intanto è importante nel momento in cui si decide di inserire e di chiedere l'istanza cautelare, vale a dire la sospensione dell'esecuzione dell'atto, motivarla sempre e comunque. Infatti l'articolo 47 parla di istanza motivata. Perché? Per due ragioni. In primis perché se io non vado a motivare, se io non vado a motivare l'istanza cautelare, avrò molte, moltissime probabilità che la stessa venga rigettata, non solo, ma sarò condannato alle spese. Perché abbiamo visto nel modulo precedente che l'articolo 15, comma quater del 546, modificato da ultimo, prevede la possibilità che il giudice possa condannare alle spese il ricorrente che ha presentato un'istanza cautelare che è assolutamente infondata, magari non supportata da motivazioni valide.
Quindi diciamo, uno, perché ci saranno molte o elevate le probabilità di rigetto della mia istanza cautelare, due, che corro il rischio di essere condannato anche alle spese proprio con riferimento all'udienza cautelare. Mentre nel momento in cui io ritengo che è opportuno e necessario, ovviamente, chiedere l'istanza cautelare, cioè chiedere al giudice tributario che ne ha dito la sospensione dell'esecuzione dell'atto, quell'istanza la dovrò motivare. Se io, ad esempio, difendo una persona giuridica, quindi una società, e quindi che ha ricevuto una cartella di pagamento di 180.000 euro, è ovvio che trattandosi di un titolo esecutivo, tenendo presente che in realtà la presentazione del ricorso non sospende de plano l'esecutività di quel titolo, e quindi è probabile che in pendenza del giudizio poi l'Agenzia delle Entrate riscossione notifichi atti esecutivi, pignoramenti presso terzi, addirittura anche ipoteche immobiliari o fermi amministrativi. Ovviamente ho la necessità di bloccare, cioè di paralizzare, di sospendere l'esecutività del titolo. Ovviamente però la mia istanza cautelare dovrò motivare. Come? Se magari nel momento in cui difendo, immaginiamo una società, dovrò depositare ad esempio i bilanci. Il bilancio da cui si evince in maniera chiara, diciamo, una diminuzione del volume di affari con una certificazione ovviamente con segno meno. Magari dovrò depositare nel mio fascicolo, dove dire esposizioni bancarie, quindi esposizioni bancarie, procedimenti esecutivi già in corso a carico di quella che è una società. Magari presenterò documentazione da cui si evince uno stato patrimoniale già deficitario e quindi quasi compromesso, per cui il pagamento del quantum debeatur riferito alla cartella di pagamento creerà quel danno grave ed irreparabile a cui l'articolo 47 fa riferimento. Ma è importante sempre e comunque motivarle le istanze cautelari, altrimenti diciamo, è opportuno non presentarla, perché diventa poi diciamo, sconveniente nel momento in cui, oltre ad avere il rigetto, concorro anche il rischio di, diciamo, di pagare le spese processuali relative all'udienza cautelare. Perché nel momento in cui viene presentata l'istanza cautelare, quindi nel ricorso viene fatta richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto che io sto impugnando, il giudice fissa un'udienza preliminare ad hoc, cioè un'udienza proprio cautelare, in concomitanza della quale il collegio tributario adito verifica proprio la coesistenza delle due condizioni. Non tanto il fumus, che diciamo si dice che è in ipsa, quando il danno grave è irreparabile. È chiaro che è conveniente e opportuno presentare l'istanza cautelare quando si impugnano avvisi di accertamento o comunque atti che hanno ad oggetto importi di una certa consistenza. Se io ho ricevuto un avviso di accertamento IMU di 1.300 euro come debenza complessiva, è chiaro che l'avviso di accertamento ha già una sua esecutività immediata, però tenendo presente l'importo è abbastanza difficile che il giudice accolga la mia richiesta di sospensione cautelare, perché in concomitanza dell'udienza preliminare la prima cosa che alcuni giudici chiedono è l'importo dell'atto. Sì, è una cartella esattoriale. Quant'è l'importo? Ovviamente, se l'importo non è considerevole, non è tale da poter configurare il danno grave e irreparabile a cui facevo riferimento prima, è difficile che in realtà il collegio tributario accolga la mia richiesta di sospensione. Quindi, ovviamente, le ipotesi possono essere due nel caso di proposizione dell'istanza cautelare contestualmente al ricorso o anche con istanza separata. Viene fissata l'udienza camerale, quindi l'udienza proprio cautelare, per cui ci potrà essere l'accoglimento della richiesta cautelare nel momento in cui il giudice effettivamente, sulla base magari dei documenti che sono stati inseriti nel fascicolo che hanno motivato la mia richiesta cautelare, ha accolto con ordinanza appunto l'istanza stessa, per cui sospende l'esecutività dell'atto fino al deposito della sentenza di merito. Però in questo caso è necessario che l'udienza di merito venga fissata entro non oltre 90 giorni, 90 giorni. Quindi, in caso di accoglimento da parte del collegio tributario adito dell'istanza cautelare, l'udienza di merito, in cui poi dovrà andare a discutere il metodo, dovrà essere fissata dalla commissione tributaria non oltre 90 giorni, decorrenti dalla data di deposito dell'ordinanza. La seconda ipotesi che possiamo avere è quella di rigetto dell'istanza cautelare, cioè nel momento in cui il collegio tributario non si è convinto in ordine alla configurabilità, soprattutto del danno grave ed irreparabile, perché magari io non ho saputo supportare quella richiesta cautelare con motivazioni, soprattutto diciamo,
documentali, ovviamente rigetta con ordinanza l'istanza che ne è cautelare. L'atto impositivo, quindi l'atto che è impugnato, in questo caso mantiene la sua esecutività, per cui nel caso di opposizione ad un avviso di accertamento, è chiaro, nel caso in cui il collegio tributario mi ha rigettato l'istanza che ne è cautelare, l'avviso di accertamento manterrà la sua esecutività, per cui non è escluso che in pendenza del giudizio, cioè in attesa che venga fissata l'udienza di merito, l'udienza di trattazione, magari l'Agenzia delle Entrate in riscossione notifica magari uno degli atti previsti dal titolo secondo DPR 673, un pignoramento presso terzi, un provvedimento cautelare che può essere un'ipoteca, un fermo amministrativo, oppure se si tratta di una cartella di pagamento che io ho impugnato o con riferimento alla quale non ho avuto, diciamo, l'accoglimento dell'istanza cautelare, è chiaro che trattandosi già di un titolo esecutivo non è esclusa la possibilità che in pendenza del giudizio alla cartella esattoriale faccia seguito la notifica di atti esecutivi, ovviamente da cui poi per certi versi dovrò difendermi. Per cui è questo istituto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 546 del 92 è particolarmente importante perché va a paralizzare, va a sospendere l'esecutività dell'atto, quindi che in realtà io, diciamo, ho impugnato, ho deciso di impugnare. Vedete, questo, diciamo, per concludere, è un facsimile di istanza di sospensione che ovviamente può essere anche presentata, diciamo, separatamente rispetto al ricorso. Cioè, noi possiamo trovarci nella casistica in cui io presento il ricorso in cui non c'è la richiesta di sospensione. Magari a posteriori mi rendo conto che sarebbe stato opportuno chiedere la sospensione dell'esecuzione di quell'atto proprio per evitare che in pendenza di giudizio l'Agenzia delle Entrate e Riscossione possa notificare magari al mio cliente atti esecutivi. Per cui lo decido successivamente con istanza di sospensione separata rispetto al ricorso che dovrò notificare a tutte le parti costituite in giudizio. Io faccio istanza di sospensione, quindi notificandola alle parti e depositandola poi presso la Commissione Tributaria per cui verrà inserita nel fascicolo processuale. Quindi il giudice sa che ovviamente dovrà fissare un'udienza cautelare in concomitanza della quale verranno discussi, oppure si discuterà in ordine alla configurabilità o meno dei due requisiti a cui facevo riferimento prima, il fumus boniuris, ossia una parvenza di legittimità di quelle che sono le ragioni addotte dal contribuente, dal ricorrente nel proprio atto di parte e soprattutto il danno grave ed irreparabile, ossia il pericolo in mora, ossia il danno grave ed irreparabile derivante dal, diciamo, dover pagare quel quantum debeatur oggetto dell'atto impugnato. Allora, io avrei finito anche per evitare ovviamente di andare oltre perché mi sa che già ho sforato l'ora a disposizione. Per cui Greta, diciamo, se nel frattempo sono arrivate domande, diciamo, io avrei finito, al fine di poter ovviamente mantenermi nell'ora e 15 minuti, non andare oltre. Grazie, buonasera di nuovo a tutti. Allora, condivido un attimo il mio schermo nuovamente. Ok, ti vedo. Eccoci. Allora, sì, sono arrivato un bel po' di domande in chat durante il webinar, quindi io Ne direi di possiamo vedere iniziare. qualcuna, poi ovviamente vale sempre lo stesso discorso, poi per le altre ovviamente verrà data risposta, quindi me le girerai via mail e quindi io poi provvederò poi a rispondere a tutte le Sì, esatto, io vedo di fartene il più possibile in diretta. Se non riusciamo a farle tutte, ovviamente ti saranno poi mandate per email, così potrai rispondere direttamente ai partecipanti. Allora, prima domanda. Nel ricorso avverso avviso di accertamento si possono sollevare eccezioni riguardo la verifica fiscale ed il PVC? Allora, diciamo che il processo verbale di constatazione, che è l'atto con il quale si conclude la fase istruttoria, cioè la fase delle indagini che fa la Guardia di Finanza, di solito è richiamato nell'avviso di accertamento, cioè nel senso che l'avviso di accertamento, avente ad oggetto tributi erariali, quindi dell'amministrazione finanziaria, se in realtà il prodotto o la conseguenza del PVC,
richiama il PVC nell'avviso di accertamento, cioè nel senso che l'amministrazione finanziaria, nel momento in cui redige l'avviso di accertamento, proprio c'è una parte emotiva nell'atto che fa espresso riferimento al PVC, che viene chiamato, che viene considerato parte integrante dello stesso avviso di accertamento. Per cui nel momento in cui io impugno l'avviso di accertamento, che è l'atto che emette l'amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate, ovviamente è come se andassi ad impugnare per certi versi anche il PVC, che è per certi versi l'atto presupposto da cui poi l'amministrazione finanziaria, diciamo, ha emesso l'avviso di accertamento. Quindi rispondendo, diciamo, in maniera specifica alla domanda, sì, ovviamente nel momento in cui impugno l'avviso di accertamento, che per relazionem contiene e fa riferimento anche al PVC, è come se impugnasse anche il processo verbale di constatazione, che è l'atto presupposto redatto dalla Guardia di Finanza, in considerazione del quale poi l'amministrazione finanziaria ha emesso l'avviso di accertamento. Però l'atto che io dovrò impugnare è l'avviso di accertamento, ovviamente contestando vizi formali e ovviamente eventuali vizi sostanziali contenuti nell'avviso di accertamento. Poi ci viene chiesto, i motivi di mediazione devono essere strettamente collegati al ricorso o si può tentare una transazione anche per altri motivi? No, ovviamente la proposta di mediazione che deve essere, diciamo, redatta in calce all'atto, ovviamente deve contenere, cioè deve avere ad oggetto motivazioni inerenti rispetto a quello che è il petitum e la causa petendi, cioè nel senso che la proposta di mediazione che io devo fare deve essere inerente rispetto a, diciamo, a quella che è la materia del contendere. Non posso inserire nella proposta di mediazione questioni che sono estranee rispetto a quel giudizio, cioè rispetto a quella tipologia di controversia. Cioè, se io ho ricevuto, per fare un esempio, un avviso di accertamento, con riferimento al quale ovviamente mi trovo nella casistica dell'obbligo della mediazione con proposta, reclamo con proposta di mediazione, è chiaro, nella proposta di mediazione io dovrò inserire delle motivazioni che riguardano quell'avviso di accertamento, riferite sia all'aspetto formale ma soprattutto all'aspetto sostanziale, cioè alle questioni di merito, quindi alla fondatezza della pretesa impositiva, che per me può essere infondata, per l'ufficio invece infondata. Chiaro? Quindi non posso, rispondendo alla domanda, non posso inserire nella proposta di mediazione questioni estranee rispetto alla tipologia di controversia in cui mi trovo. Vado avanti poi con un'altra domanda. Come si computa la data di notifica se l'atto da impugnare non è ricevuto personalmente dal destinatario, tra parentesi privo di PEC, ma ad esempio tramite ritiro postale? Dalla data ovviamente in cui è stato ritirato, cioè nel momento in cui c'è una compiuta giacenza, quindi il postino è venuto a casa, non mi ha trovato, mi ha lasciato ovviamente la cartolina gialla, comunicandomi che questo atto giace alla posta, e quindi è a disposizione per il ritiro. Io poi dopo 2 giorni lo vado a ritirare presso l'ufficio postale. Ovviamente i 60 giorni devono iniziare a decorrere dalla data di ritiro, di ricevimento del plico postale presso l'ufficio postale. Grazie. Poi, in caso di impugnazione di intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione dopo un avviso di accertamento non contestato, ha un senso notificare il ricorso reclamo soltanto all'agente? All'Agenzia delle Entrate di Riscossione. Allora, diciamo, intanto è importante verificare l'opportunità o meno di poter impugnare un'intimazione di pagamento, tenendo presente che la stessa è stata preceduta poi da un atto, cioè da un avviso di accertamento non contestato. In questo caso, intanto, io dovrò entrare nell'ottica di idea che l'intimazione di pagamento la posso impugnare solo per vizi propri dell'intimazione di pagamento, che diciamo non è che ce ne siano tantissime, anzi spesso non ce ne sono. Posso invece impugnare l'intimazione di pagamento nel momento in cui ho, diciamo, contezza o comunque probabilità, perché me l'ha detto il cliente, ma perché l'ho riscontrato poi anche da una serie di, diciamo, di situazioni, che l'atto presupposto, cioè l'avviso di accertamento, non è stato notificato. In quel caso posso mettere in discussione l'intimazione di pagamento, perché diciamo, vado a eccepire la mancata notifica dell'atto che in realtà doveva precederla e che in realtà non è stato notificato.
Però se l'atto, come mi sembra di capire dalla domanda, è stato regolarmente notificato e in realtà non impugnato, a cui ha fatto seguito poi l'intimazione di pagamento, che è un ulteriore sollecito, è un sollecito di pagamento del quantum de beatur entro 5 giorni dalla data di notifica della stessa. O la impugno per vizi propri oppure lascio stare. Siccome vizi propri, le intimazioni di pagamento non è che ne abbiano tante, anzi non ne hanno, è chiaro che è preferibile non intentare nessuna azione giudiziale avverso un'intimazione di pagamento che è stata regolarmente preceduta da un atto notificato e comunque con riferimento al quale non è stata fatta opposizione. Grazie. Poi il termine di notifica dei 60 giorni fa riferimento alla data di invio da parte del ricorrente, senza cioè considerare la data di ricezione da parte del destinatario. Fa riferimento ovviamente ai 60 giorni, l'ho detto anche durante, diciamo, la discussione, i 60 giorni utili previsti dall'articolo 21 del 546 decorrono dalla data di ricevimento dell'atto, quindi non deve essere considerata la data di notifica del soggetto notificante, cioè dell'ufficio, deve essere presa in considerazione la data di ricevimento dell'atto. Allora io oggi ricevo la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo PEC, mediante, diciamo, spedizione postale o mediante MESSO, io da oggi, cioè da domani, da oggi so che ho 60 giorni di tempo utili per poter impugnare quell'avviso, quell'atto. Quindi dalla data di ricevimento da parte del soggetto destinatario dell'atto. L'atto di ricorso presentato ante la disposizione normativa ex articolo 5,3 del decreto legislativo numero 175 del 2014 viene modificato prevedendo che in caso di presentazione di dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista, le maggiori imposte e gli interessi che risultano dal controllo formale saranno a carico del contribuente. A chi sono imputate? A chi sono imputate tutte queste cose? Però non ho capito bene qual è la domanda. Che Non so se il cosa vuoi? partecipante vuole precisare, rimaniamo ovviamente Sì. Che non ho a capito poi, diciamo, disposizione. l'oggetto della domanda. Intanto vado avanti con le domande, se sei d'accordo, Giuseppe, così. Sì. Allora, la richiesta di sospensione degli effetti dell'accertamento contenuta nel ricorso reclamo notificato all'ente accertatore può essere ritirata, eliminata nel ricorso che si deposita in sede di costituzione nel giudizio presso la CTR? Diciamo che come situazione è abbastanza anomala, cioè nel senso che tenendo presente che io poi nel fascicolo di parte, quindi quando mi vado a costituire in giudizio, dovrò ovviamente depositare la copia conforme all'originale, anche se avviene tutto telematicamente, però si presume che in realtà il ricorso che io sto depositando sia la copia conforme all'originale che ho notificato all'ufficio. Allora è chiaro che se nel ricorso che ho notificato all'ufficio è inserita la richiesta di sospensione, come faccio io poi, diciamo, nel ricorso che vado a depositare, a stralciare in quella richiesta di sospensione? Quella la dovrò mantenere, la dovrò mantenere, perché altrimenti poi creo un'anomalia che in realtà potrebbe implicare anche l'inammissibilità della mia costituzione in giudizio. Perché io all'ufficio ho notificato un ricorso contenente la richiesta di sospensione. Poi deposito un fascicolo in cui invece la copia conforme dell'originale notificato che fa? Non contiene l'istanza che ne è cautelare. In questo caso non contenente l'istanza di sospensione, non è più conforme all'originale, è difforme. E la difformità del ricorso che io vado a depositato rispetto all'originale potrebbe essere una causa di inammissibilità della costituzione in giudizio. Quindi nel momento, quindi rispondendo alla domanda, diciamo, del collega, nel momento in cui io ho inserito l'istanza cautelare nel ricorso, la dovrò mantenere. Dovrò depositare il fascicolo, ovviamente contenente il ricorso con la richiesta di sospensione, perché altrimenti vado incontro, diciamo, ad una situazione di difformità tra il ricorso che io deposito, che non è più conforme all'originale, ma sarà difforme, potendo eccepire la commissione tributaria, ma anche l'ufficio di controparte, perché poi l'ufficio facilmente si attacca a queste eccezioni di natura preliminare,
Ovviamente il difensore che difende l'ufficio eccepirà la difformità della copia depositata rispetto all'originale e poi chiederà l'inammissibilità della costituzione in giudizio. Quindi la risposta è no, non è Grazie. possibile. Yes. Con il ricorso reclamo si notificano anche i documenti all'ente? Sì, cioè, sì, nel momento in cui diciamo in calce al ricorso viene apposta la proposta di mediazione, al fine di convincere l'ufficio ad accogliere anche la proposta che io sto facendo, avente ad oggetto magari un annullamento totale o anche parziale dell'avviso, è chiaro che io la mia proposta di mediazione la devo supportare con documentazione idonea. Anzi, più documenti deposito, maggiori possono essere le probabilità che l'ufficio accolga la mia proposta di mediazione. Quindi, se ci sono misure catastali o anche perizie di parte fatte da CTP, consulenti tecnici di parte, o comunque giurisprudenza che ha ad oggetto casistiche simili che hanno dato ragione al contribuente, certo che devono essere depositate insieme alla proposta di mediazione. In caso di rigetto della proposta di mediazione, quei documenti poi vengono traslati nel fascicolo di parte. Quindi praticamente c'è una traslatio iuridis, se così possiamo dire, per cui pari pari, quello che inizialmente era un atto amministrativo si trasforma, come abbiamo detto, in ricorso, cioè assume la valenza di ricorso e insieme a tutti i documenti che io ho già dato all'ufficio, ovviamente li deposito poi nel fascicolo di parte. Faccio ancora un paio di domande perché vedo che continuano ad arrivare, sono parecchie, quindi Giuseppe, quelle che non riusciamo a fare in diretta, comunque te le Stato manderò poi normale, per le altre ovviamente email. le girano via mail. Allora, in caso di costituzione tardiva dell'ufficio, è possibile eccepire la nullità della chiamata del terzo da parte del resistente? Diciamo che questa è una delle eccezioni, questa è una delle conseguenze, diciamo, negative che possono essere fatte gravare sull'ufficio che si costituisce in ritardo. Cioè, nel senso che facevo riferimento prima, però non ho indicato poi tutte le possibili conseguenze processuali che la parte resistente può avere nel momento in cui si costituisce oltre i 60 giorni. Perché abbiamo detto che è possibile la costituzione oltre i 60 giorni, però l'ufficio nel momento in cui si costituisce dopo 4, 5, 6 mesi, 7 mesi, addirittura 5 giorni prima dell'udienza, ovviamente fa salva la costituzione in giudizio, però è preclusa da alcune eccezioni o comunque da alcuni privilegi, se così possiamo dire. Tra questi rientra anche la possibilità di chiamata in causa del terzo. Cioè, nel senso che quindi rispondendo alla domanda del collega, nel momento in cui l'ufficio si è costituito tardivamente, è precluso dalla possibilità di poter fare la chiamata in causa di un terzo. Anche nel caso in cui glielo dispone il giudice, perché è il collegio tributario che dispone a carico dell'ufficio la chiamata in causa di un terzo, in caso del litisconsorzio necessario, poi però del litisconsorzio necessario nel modulo precedente. In questo caso, poiché l'ufficio si è costituito oltre i 60 giorni, quindi ha formalizzato una costituzione tardiva, è precluso dalla possibilità di poter formalizzare la chiamata in causa del terzo. Ce lo dovrà fare o il giudice, oppure lo dovrà fare un'altra parte, ma non l'ufficio. Poi ho visto, c'era anche un'altra domanda. Allora, cartella esattoriale notificata presso la residenza del legale rappresentante della società di capitale e non presso la sede sociale. Conseguenze? La notifica è nulla? No, assolutamente no, perché ovviamente l'ufficio, ma questa è già una modalità che diciamo è operativa già da diversi anni, ha la possibilità di poter notificare l'avviso di accertamento, anche la cartella esattoriale, o presso la sede, ovviamente dove è ubicata la società, in alternativa anche presso il luogo di residenza del legale rappresentato dell'amministratore unico della società. Quindi, mentre diciamo fino a 8-10 anni fa era prima l'ufficio doveva prima effettuare la notifica presso la sede della società. Nel caso in cui non andava in buon fine la notifica presso i locali della società, allora diciamo in maniera residuale
effettuato la notifica presso il luogo di residenza dell'amministratore unico del legale rappresentante. Diciamo da 8-10 anni che questa che ne parte, anche la giurisprudenza di Cassazione si è espressa in questo senso, l'ufficio in modo discrezionale può notificare tanto direttamente, notificare l'avviso di accertamento tanto presso la sede della società, tanto presso il luogo di residenza dell'amministratore o del legale rappresentante. Non è possibile eccepire nessun vizio di notifica dell'atto. In alcuni casi l'ufficio fa la doppia notifica, cioè notifica in entrambi i luoghi, notifica sia presso la società e notifica contemporaneamente copia dello stesso atto presso il luogo di residenza dell'amministratore. Quindi riceve due avvisi in due luoghi diversi. Grazie, faccio un'ultimissima domanda. Un accertamento fiscale effettuato dall'Agenzia Entrate, quanto tempo può durare dalla data di consegna dei documenti? Allora, un avviso di accertamento, se puoi ripetere per cortesia la domanda. Sì, un accertamento fiscale effettuato dall'Agenzia Entrate. Quanto Sì. tempo può durare dalla data di consegna dei documenti? Allora, diciamo che cerco di interpretare il quesito. Diciamo che nel momento in cui c'è un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma in particolar modo dagli ispettori ministeriali oppure della Guardia di Finanza, forse diciamo, il collega vuole sapere quanto tempo la verifica, diciamo, che durata la verifica dopo la consegna dei documenti che sono stati richiesti. Diciamo che almeno penso di interpretare in questo senso, diciamo che nel momento in cui vengono consegnati i documenti richiesti dall'amministrazione finanziaria, è chiaro, entro 30 giorni l'amministrazione finanziaria deve, diciamo, pronunciarsi in merito, diciamo, all'attendibilità o meno di quei documenti. Però non siamo siamo nella fase, diciamo, istruttoria, cioè della fase accertativa pura, non parliamo di avviso di accertamento. Probabilmente il collega fa riferimento alla fase istruttoria durante la quale, diciamo, la Guardia di Finanza o comunque gli agenti ministeriali verificano, vogliono verificare documentazione riferita al contribuente. E quindi lui chiede qual è la durata dopo aver consegnato i documenti. Non c'è una durata standard. Di solito entro 30 giorni successivi alla consegna dei documenti l'ufficio dovrà pronunciarsi in ordine al fatto se quei documenti sono attendibili e quindi vanno bene o se invece deve essere integrata altra documentazione. Grazie Giuseppe. Allora, ne faccio un'ultima, poi le restanti appunto te le manderò per email. È possibile che il giudice fissi direttamente udienza di merito senza che tenga conto dell'istanza di sospensione dell'atto? No, diciamo, anche se in alcuni casi è capitato, devo dire che per esperienza professionale, diciamo, forse in due casi o in un caso è capitato che pur contenendo il ricorso, l'istanza cautelare, ai sensi dell'articolo 47, cioè pur avendo chiesto il ricorrente la sospensione dell'esecuzione dell'atto che aveva impugnato, il collegio tributario adito, ha saltato proprio l'udienza cautelare e ha fissato direttamente l'udienza di merito. Probabilmente è stato un errore, una dimenticanza, diciamo, dovuta alla superficialità o comunque, diciamo, del collegio tributario. La regola, vuole che nel momento in cui l'istanza cautelare è inserita nel ricorso, anche quello fatto a parte, il collegio tributario in via preliminare deve proprio fissare un'udienza ad hoc, detta udienza cautelare, in cui ovviamente le parti devono proprio discutere in ordine alla configurabilità o meno di quelli che prima dicevo, il fumus boniuris e il periculum in mora, cioè il danno grave ed irreparabile. Con riferimento all'istanza cautelare, quello che ovviamente voglio evidenziare ancora una volta è opportuno inserirla nel ricorso e chiedere al collegio tributario quando ci sono i requisiti per poterla possibilmente ottenere. Quindi quando ci si trova, diciamo, a dover impugnare atti che hanno importi di una certa consistenza e soprattutto quando si è in grado di poterla motivare, cioè motivare come? Ovviamente depositando tutta una serie di documenti che devono convincere e dimostrare al giudice che io mi trovo in una situazione di danno grave e irreparabile.
c'è una situazione patrimoniale deficitaria, per cui il pagamento di quella cartella esattoriale, il pagamento di quell'avviso di accertamento non può che aggravare una situazione patrimoniale già ovviamente compromessa. In mancanza conviene non presentare l'istanza di cautelare, perché il rigetto sarà quasi scontato con il rischio di condanna alle spese. Giuseppe, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie ovviamente a chi ha partecipato a questo terzo modulo. Ovviamente il prossimo, come tu ben dicevi, dire, è il 30 di aprile, per cui continueremo ad analizzare tutti gli aspetti, le principali criticità che riguardano il processo con i tributari, quindi memorie integrative, memorie illustrative, il collegio tributario in fase decisionale, per poi arrivare per mezzi di impugnazione nel quinto modulo, gli istituti deflattivi nel sesto. Per cui, diciamo, continua questa carrellata sul processo tributario con il quarto modulo il 30 di aprile. Ringrazio Benissimo. tutti. Va bene. Grazie a te, Saluto Giuseppe. tutti. Ovviamente ringrazio Ascheri e ci vediamo al prossimo modulo. Va bene. Assolutamente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Vi auguro una buona serata e un buon weekend. Alla prossima. Saluto a tutti, alla prossima, al 30 di aprile.